Ciao a tutti ragazzi, qui è sempre Superangelo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. E oggi ragazzi iniziamo, non so se una miniserie, un tipo due o tre episodi, oppure un Road to Victory intero. Infatti oggi andremo a fare un Road to Victory in Scozia con Lee Heath of qualche cosa che non mi ricordo. Heath of Middleton. Sì, la pronuncia sarà sbagliata, dovrebbe essere tipo cuore di Middleton là. Potremmo comprare solo scozzesi e il nostro giovane della finale è Logan Bryson. Oddio ragazzi, questo qua mi sa che è lui ed è uscito tipo su FIFA 20 con una carta speciale e giocava in America. Dovrebbe essere lui, Gay Maga Steven. Ora vado a vedere il nome, se è gay è sicuramente lui. Bryson da TT mi fa più 3, quindi lo trasformiamo e ci vediamo quando devo acquistare qualcuno. Che ragazzi, Bryson, Logan Bryson mi fa l'upgrade. Da essa TT diventa 66. Ragazzi, ho selezionato tutti questi giocatori, ma abbiamo un problema enorme. Ovvero che portieri non ce ne sono. C'è questo Mir che potrebbe essere un minimo interessante. Avrei voluto prendere Devin Turpo, che 2 anni fa in una mia carriera diventò 94-95, se non vado errato. Però costa troppo, costa 2-3 milioni in più del budget che abbiamo. Quindi prendiamo Ferguson, che dovrebbe fare un upgrade di più 3 da CDC. Hanno accettato 4 milioni spaccati per Ferguson, contratto, e vediamo quanto ci fa da CDC. Cambio di programma, signore, andiamo a prendere Stephen Welsh, che vale circa 3 milioni, dandogli anche Kingsley. Kingsley più 2 milioni, hanno accettato, contratto, e va subito in campo. Io direi che a questo punto possiamo simulare tutta la stagione fino al 23 giugno. Vediamo solo un attimo il settico, prendiamo da uno, va bene. Giugno 2022, ragazzi, siamo arrivati quarti nella seconda fase su 6, però siamo nel gruppo superiore, mentre nella prima fase siamo arrivati terzi. Per la fascia di destra andiamo ad acquistare Glimbell Doral Midlenton, che dovrebbe valere circa al secondo anno un 3 milioni, visto che al primo valeva 1,8, quindi con 2,3. Accettiamo. Altro colpo che voglio andare a fare è Michael Johnson. 5-6 preso Johnston. Quindi contratto, e il nostro calciomercato si chiuderà già qui. Però voglio vedere di trovare un portiere dalla primavera. Siamo arrivati a fine seconda stagione senza migliorare il risultato fatto in quella precedente. Quarti sia all'andata, diciamo, sia nella Change Premiership normale, sia nel gruppo superiore. I nostri giocatori però sono cresciuti di tanto, in particolare Bryson e Johnston. Ragazzi, anche se diciamo che ci andiamo a perdere, visto che non ho trovato altri acquisti utili, ci andiamo a assicurare un giocatore che ho voluto dall'inizio della carriera, che però non ho comprato ancora. Perché? Perché sono scemo e mi ho dimenticato. Kerr Schmidt, qui strapagato 3 volte il suo valore, però il resto dei soldi ce li andiamo a tenere per la prossima stagione, così accumulando cerchiamo di fare poi un colpo veramente grande. Quindi andiamo a simulare, ragazzi, voi mi vedrete direttamente a giugno. Siamo arrivati alla fine di giugno, secondi in classifica a pari punti con i Rangers. Brutta cosa, peccato, peccato, peccato. Però nella Cinch Premiership ormai siamo arrivati primi, quindi si vedono assolutamente i progressi. Inoltre in Conference League siamo usciti al turno preliminare perdendo con il Besiktas. Vinto 6-1 con, credo, il Dundee. Ci vediamo nel prossimo, questo probabilmente uscirà questa sera alle 7. In teoria non dovranno essere più di 3 perché 9 anni dovrebbero bastare. Quindi ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video di questa miniserie o da carriera con il Leyton Orient. Bella!